spesso si è pensato che fase 1 volesse significare emergenza sanitaria e fase 2, scampato pericolo, riapriamo tutto in splendida sicurezza. Fase 2 vuol dire che il sistema sanitario è posto a garanzia del sistema economico. E cioè vuol dire che l'efficacia e l'efficienza del monitoraggio delle attività previste dal sistema sanitario diventano le fondamenta sulle quali si garantisce il normale svolgimento delle attività economiche. L'assessore regionale alla salute, Ruggero Razza, illustra il piano di ripartenza della sanità siciliana nella cosiddetta fase 2, un protocollo di monitoraggio capillare per la riapertura in massima sicurezza delle strutture sanitarie ed ospedaliere per riprendere l'erogazione di tutte le prestazioni ordinarie. Razza ha illustrato i criteri ai quali tutti i centri di erogazione di servizi sanitari dovranno uniformarsi a partire da oggi, lunedì 25 maggio. Sono essenzialmente tre. Il criterio epidemiologico per attenuare il monitoraggio clinico legato ai casi Covid sul territorio e nelle strutture sanitarie e la mappatura dei tamponi eseguiti. Il criterio dell'adeguata gestione dei posti letto, tanto per i pazienti positivi, con il rispetto delle norme sul distanziamento e sui percorsi separati, quanto per i casi sospetti. Il criterio di monitoraggio della diffusione virale, con due sottoparametri, la capacità di effettuare i test e il tracciamento dei contatti per isolare i casi sospetti con il contributo della rete del territorio. Pronto soccorso dell'isola ci saranno percorsi separati con protocolli di monitoraggio tanto per i pazienti quanto per gli operatori. Chiunque dovrà essere ricoverato per intervento chirurgico nelle 48 ore precedenti dovrà essere sottoposto a tampone e solo dopo potrà entrare in reparto per la fase di pre-ricovero. Per quanto riguarda invece i ricoveri in area medica, si è preferito ricorrere al test sierologico non rapido, riaperte anche le prestazioni ambulatoriali distrettuali. Con il medesimo regolamento, partendo da una accelerazione delle liste d'attesa per tutta l'attività ambulatoriale sia ospedaliera che distrettuale, sia pubblica che privata, si fissa il criterio che può essere aumentato l'orario pubblico anche in ore notturne.